Jacqueline, bentornata su Red Carpet, come grazie stai? Mille, molto bene, grazie. Allora, l'altro giorno abbiamo parlato con il direttore artistico Antonio Monda, naturalmente del programma. Quest'anno concentriamoci invece su cosa significa essere la compagna, la moglie di un uomo che mangia cinema dalle 5 del mattino e che è anche appunto il direttore artistico di questa festa, di questo bellissimo festival. Significa di alzarmi anche io alle 5 di mattina a sentire tutte le chiacchiere, sentire, leggere tutto, ma anche di preparare il caffè per lui la mattina. E oltre a questo riesce a dare anche qualche consiglio su film, progetto, evento che poi noi vedremo e vediamo di fatto in questo festival? No, devo dire che io sono molto coinvolta, vedo non tutti i film, vedo tantissimi e leggo tutte le cose, sono nel mezzo delle discussioni, no, sono molto, molto, molto parte della sua vita, anche sulla letteratura, sui suoi libri, ma in tutto. Infatti, tu sei un amante dell'arte in genere, dell'opera, della letteratura, ma nello specifico qual è il tuo rapporto con la settima arte, con il cinema? Io preferisco il teatro, preferisco l'opera, però vado volentieri al cinema, soprattutto i documentari. Come avete visto, i documentari stanno in crescita anche qui alla Festa del Cinema, ma io adoro i documentari. Bene, e sappiamo noi che nel vostro bellissimo salotto letterario di New York nascono tantissime idee non solo artistiche e soprattutto di fronte a delle prelibatezze grazie alla tua straordinaria capacità culinaria che mixa la cultura giamaicana con quella italiana. Tu sei una grande amante dell'arte e della cucina. Da dove prendi ispirazione? La mia famiglia, tutti hanno cucinato sempre generazione dopo generazione, dopo in Italia con mia suocera, con le cognate di Antonio, cugine di Antonio, abbiamo sempre lavorato in cucina insieme. Quindi io ho vissuto 2 anni e mezzo in Italia, dopo tornati in America e non c'erano gli stessi sapori, anche io da Giamaica non ho trovato gli stessi sapori in New York, quindi c'era un desiderio di ritrovare le memorie di questi sapori. Quindi ho dovuto improvvisare. E sappiamo che hai anche un blog di cucina, appunto, giusto? Quindi qual è a tuo avviso la ricetta, il tuo must, quello che appunto mixa cucina e cultura giamaicana con quella italiana? Quello è molto difficile perché posso... va bene, io faccio un tipo di panzerotto, ma noi chiamiamo patty in Giamaica, fatto normalmente con il curry, anche con la carne. Io faccio invece sempre con il curry, ma con melanzane fumicate, wow, con le mozzarella fumicata, a volte anche con una salsina al pomodoro piccante. Wow, allora... Questo è il tuo quarto giorno della tua terza edizione qui alla Festa del Cinema di Roma. Qual è stata fino adesso l'emozione? So che è una domanda un po' complicata perché dici sono tante emozioni, ma quella che ti porti più nel cuore finora, l'emozione più grande in questi 3 anni? In 3 anni io devo dire che quello che mi piace molto è le vise che io conosco, quelle che mi salutano, che io ricordo, forse non il nome, ma ricordo il viso, tutti quelli che sono tornati anno dopo anno, è molto bello quello, di vedere che c'è proprio un entusiasmo e ci sono tantissimi giovani, quello mi piace da morire, che ci sono i giovani, perché la cultura muore senza i giovani, quindi dobbiamo proprio spingere quello. E sono andata l'altra settimana con Antonio all'università e lui ha fatto un masterclass lì con i studenti di cinema alla Sapienza. Molto bella questa cosa, di vedere i giovani. Jacqueline, è lo stesso entusiasmo che proviamo noi nel rivederti ogni volta qui su questo red carpet. Grazie mille, buona serata. Grazie a voi. Grazie, grazie Jacqueline, grazie.